Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video di Un Come. Oggi vedremo come muoversi nel campo di paddle. Siete pronti? Nel paddle esistono tre posizioni. Questa dietro la linea è la zona di difesa. Normalmente ci si colloca a circa un metro dietro la linea. Diciamo che è la zona di comfort per la gente che comincia a giocare a paddle, perché è la posizione più semplice. La zona intermedia è quella che chiamiamo zona di transizione ed è quella in cui è meglio non stare, perché è molto lontana dalla rete e dal fondo. Come potete osservare, ci muoviamo sempre entrambi, bisogna sempre cercare di muoversi in coppia. Ci avviciniamo alla rete e ci mettiamo in posizione di attacco. In questa zona i colpi sono più offensivi e teniamo la racchetta sempre leggermente più in alto. È qui dove si fanno i punti. Le partite si vincono qui. Lì dietro si difende e qui davanti si cerca di fare punti. Facciamo un movimento che chiamiamo il tergicristallo, ovvero se la palla va a destra, entrambi ci muoviamo verso destra e al contrario, se va a sinistra, entrambi ci muoviamo verso sinistra. In questo modo riusciamo a chiudere gli spazi. Queste sono le posizioni di base del paddle. Poco a poco faremo altri video in cui vi spiegheremo diversi tipi di colpi nelle diverse zone del campo. Ed eccoci giunti alla fine del video di oggi. Speriamo vi sia stato utile. Alla prossima!